Claudia Marini. Dove sei nata, Claudia? Io sono nata a Berna, in Svizzera. E dopo? E dopo erano 3 mesi in Svizzera e mi hanno portata via subito in Italia. Quindi ho la fortuna di avere doppie cittadinanze, quella svizzera e quella italiana. Quanti anni hai, Claudia? 28, devo fare 28. Quante lingue parli? Un po' il tedesco, un po' l'inglese, l'italiano e l'abruzzese. Ok, hai tatuaggi? No, questo che ho, quello che vedete, è finto. Piercing? Piercing ce l'ho uno qui sulla pancia, uno ce l'avevo qui, però ormai è passato di moda, quindi via, niente. Il primo bacio a quanti anni lo hai dato? Tardi, 14 anni. Te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Ti è piaciuto? Sinceramente non sapevo neanche come si facesse. Poi mi ero fatta addirittura spiegare dalle amiche. Mi ero fatta spiegare, poi un giorno sono arrivata da lui, gli ho detto, ma lo proviamo alla francese. E lui mi fa, ma che vuol dire la francese? E gli ho detto, lingua con la lingua. E ti giuro, però non mi è piaciuto. Il primo rapporto? Il primo rapporto è stata una cosa seria, io ho rispettato tutti i canoni possibili, cioè a 18 anni. Strano ma vero, 18 anni. Poi abbiamo dato sfogo. Che ricordo ha del primo rapporto? Beh, era il mio ragazzo, volevo farlo a 18 anni, avevamo già dormito insieme, eravamo già stati insieme. Però è stata una cosa voluta, perché volevo che succedesse in quel giorno. Come ti ha preso questa carriera? Ah, per caso. Per caso. Per caso, io fino a qualche anno fa cantavo, ballavo, mi esibivo in discoteca. Per caso m'hanno detto, vai, questa ormai è la Salute Italia, vai in Sicilia, vai a cantare, perché io cantavo, ballavo. E mi ritrovai in un locale di lap dance, vedevo delle ragazze scurre e mulatte, che per me fu uno shock, lì per lì. E mi dissero, sono una sexy star, una porno star, ma che vuol dire? Questa è abbastanza lunga, un po' noiosa, però era quello. Ma mi ritrovai in un locale di lap dance. Io sono stata la prima sera, tutto il tempo, ho telefonato alla persona che mi aveva mandato. E gli ho detto, ma dove mi hai portato? Perché qua giù? Io avevo detto, beh, con i soldi che prendo, per cantare mi vedo la Sicilia. Poi invece mi sono ritrovata in questo locale di pornostar, che io non sapevo neanche cosa volesse dire la parola pornostar, e sono stata tutto il tempo girata, ho fatto il mio spettacolo come cantante e poi le ragazze hanno cominciato a dire, ma cavolo Claudia, sei bella. Vabbè, sì, questo lo so, ma perché non provi a spogliarti? Un giorno, due, beh, il terzo giorno ero già nuda, il quarto giorno mi hanno presa in esclusiva per la Sicilia come sexy star. E da lì poi è entrato Milano, con Milano le fiere, mi hanno eletta come miglior spettacolo dell'anno già 3 volte, come spettacoli porno, e mi esibisco nei locali come spettacoli porno e attrice hard ancora per il momento no. Come ti vedi, Claudia? In che senso? Tu come ti vedi? Fisicamente o mentalmente? In generale. Mi vedo... Non ho una chiara visione, perché a volte mi vedo molto equilibrata, a volte mi vedo, allora io dico sempre, sono come un armadio pieno di cassetti, tutti i cassetti in ordine, mi piacciono, vado lì con meticolosità, vado lì, metto a posto e poi con un attimo prendo e butto tutto via, cioè mi piace riordinare e poi sfascio, con un momento sfascio, e questa è la mia vita. Cosa c'è sotto il tuo letto? Quando i cassetti dell'armadio sono in ordine, sotto il mio letto è pulito, lindo, preciso. Quando i cassetti sono di fuori, Claudia quindi sta abbastanza fuori, cioè abbastanza in tilt, tra virgolette, in tilt. Non, nello stadio non equilibrata, di tutto, di tutto. Nel tuo armadio?
Nel mio armadio ci sono i vestiti appesi in ordine e altri buttati lì, tipo che per appoggiare un vestito, ho tanti vestiti lunghi, cioè prendo il calcio e metto dentro, una cosa schifosa. Sei fidanzata? No, per il momento Innamorata? Fai no. No, magari. sport? Io faccio tanto sport col cosiddetto palo. L'avevo montato anche dal mio ex, l'avevo montato e adesso lo sto montando da mia sorella che ha un agriturismo e ha una palestra sotto. E mi alleno col palo, parecchio. Ti piacciono più uomini, donne o animali? Ah, bella questa domanda. Beh, più uomini. Cosa guardi di un uomo? La purezza, questa è la vera risposta. Preferisci il sesso forte o le parole sussurrate all'orecchio? No, ripeti perché non è chiara come Preferisci domanda. il sesso forte o le parole sussurrate all'orecchio? O le parole dolci sussurrate all'orecchio? Sono due domande, secondo me, agli estremi, perché mi piacciono tutte e due. Mi piace il sesso forte compreso con le parole dolci. Non Sei golosa? Preferiresti tantissimo. Non tantissimo. il sesso orale, vaginale o anale? Preferisco scopare. Ascolti musica? Che Sì, tanta. musica preferisci? Dipende dai momenti. Quando mi preparo, il mio classico, metto la musica proprio pompata al massimo, dico io, cioè roba che la sentirà tutto il mio paese, o dove sono gli alberghi la sentono tutti perché mi carica. Quando sono a letto con qualcuno, con un ragazzo così che mi piace, preferisco la musica più soft. Ti piace viaggiare? Per lavoro viaggio, sono costretta a viaggiare. Ti piace leggere? Sì. Tanto, però il tempo ne ad ultimamente è sempre molto, molto poco, quindi le mie letture sono lievi, sono poche. Prima leggevo di più. Io Il tuo ultimo libro? leggo molto Valerio Albisetti, lui è sempre quasi sempre con me, anche se magari lo porto in valigia e non lo apro per 20 giorni, perché magari 20 giorni sono fuori, però lui è sempre con me. È uno psicoterapeuta, io sono una che lavora molto su se stessa. Sì. Ti piace guardare film? L'ultimo film che ti è piaciuto? Ah, l'ultimo, io penso che sia stato uno dei più belli che abbia mai visto in vita mia. Un film di un cowboy che poi mi sono scritta anche il titolo, Ocean Cowboy, su un cowboy alla ricerca dell'oceano. Bellissimo, bellissimo film che c'era un cavallo con lui e mi ha fatto anche piangere, ti dirò. Bel Dove abiteresti, Claudia? Più al mare o in montagna? mare, ovvio. Io sento caldo, io vado vestita così sempre, estate, inverno, chi mi conosce lo sa. Quale lavoro non faresti mai? Tanti lavori non farei mai. Io ho scelto questo lavoro per scelta. Tante purtroppo sono costrette a fare questo lavoro per necessità. Io sono italiana, la mia famiglia è una famiglia che sta bene. Io stavo bene, ho fatto questo lavoro per scelta. Quindi tutti gli altri li ho scartati. Qual è la tua zona erogena? La figa. Hai una posizione preferita? Quella più comoda, quella classica, la più comoda. Oddio, Il posto più strano dove l'hai fatto? non lo so, dappertutto. Non lo so, non me lo ricordo. Boh, dappertutto. Cioè dire treno, aereo, sono le solite stronzate. Boh, dappertutto. Cosa ti eccita del partner?
come gioca con il mio corpo e con la mia mente. Cosa ti fa paura? Tutto e niente. Tutto e niente. Come sei caratterialmente? Datti tre aggettivi, Claudia. Stronza. Leale. Egocentrica. Vorresti dei figli? Sì. Credi che questo lavoro sia compatibile con dei figli? Certo, io ho tanti miei colleghi che ce l'hanno e vivono serenamente. Dipende sempre come tu sei, da come sei, perché se sei una persona equilibrata e comunque sa quello che vuole, puoi fare tutto, sposarti, avere dei figli, fare una vita normale, regolare. Se non sei a posto con te stessa, puoi fare qualsiasi altro lavoro, anche la commessa, e comunque non puoi fare dei figli, non sei in grado. Secondo te la pornografia crea dipendenza? Ma intesa come chi lo fa o chi lo vede? Come il consumatore finale. Quindi chi lo guarda? È una dipendenza? Secondo me sì. Sì. Sei mai stato in televisione? Sì. Parlaci di quello che hai fatto in TV. Di interviste così ne ho fatte tante. Di trasmissioni televisive ne faccio, sono in onda tutte le sere. Con una trasmissione che si chiama Sexy Bar, che è molto conosciuta, è uno del. Va in onda da 9 anni, io sono una loro starlet da quasi 3. E vado in onda tutte le sere, a mezzanotte e mezza, guardatemi. Guardi molta TV? Purtroppo questo lavoro no, ne guardo poco, e quindi quando sono sola preferisco spegnere la TV e magari scrivere e stare sola. Navighi su internet? Quando posso sì. Ti piace chattare? No, no. L'ho fatto per curiosità, ma no. No, non mi piace chattare. Già chatto talmente tanto col lavoro che faccio? No. Se qualcuno ti chiama alle 4 del mattino, cosa pensi? Spesso mi chiamano alle 4 del mattino. Niente, cosa pensi? Normale. Penso il contrario, che mi chiama magari alle 11. Le 11, oddio, che succede? Che succede? Che mi chiama a mezzogiorno, oddio, aiuto, chi è? È successo qualcosa. Cos'è il sesso per te? Com'è? Che cos'è il sesso per te? Mettiamo il cappello. Forse il cappello mi piace di più. Anzi, facciamo così. Facciamo così.